Salve a tutti ragazzi, siamo qui in questo inizio video dove ci eravamo lasciati ieri su God of War. E nella sala da pranzo si chiamava, c'è un modo per vedere, vabbè sì, insomma, dove stavo aspettando da tutto l'episodio praticamente di arrivare qui. Perché mi ero Non ce la prefissato fai. di arrivare qui, insomma. Ok. Devo rifarlo? Suppongo. Ok. Ed ora? Se la memoria non mi inganna, il trono del Non è Diablo era cambiato oltre quel nulla. muro di ghiaccio. Non si può spostare. Sì, si può spostare. No. Allora, dove lo potrò mai lanciare se non. Addosso al ghiaccio? Non so se funziona. Cioè, se tipo lo lancio così a caso addosso al ghiaccio. Cioè, potrebbe. Eh sì, in effetti. Oddio! Non è stato uno spavento come le altre volte, però diciamo che si sono impegnati. Il bello è che il gioco non fa paura, anche specialmente a questa difficoltà con così pochi nemici, perché non credo siano così pochi nemici nelle altre difficoltà. Oppure cambia soltanto il livello e i nemici sono gli stessi. Basta! Cioè, ascoltate se ogni tanto mi viene. Posso tipo. Bro, ti voglio fare esplodere. Mi dispiace, sì. Toccata a te come poteva toccare a. Boh, a. Non lo so. Cioè, a Odino. Chi c'è in questo? No, non si può prendere comunque. Perché l'ho fatto? Non dovevo. Cioè, non era. Non era essenziale come cosa. E non avrei dovuto farlo. Sì, lo ammetto, non mi. Ok. Sempre il mio joystick. Vabbè, è andato il re barbaro di pietra. Mamma mia, però che spavento. In testa? Ma. Però che spavento. Cioè, era scarsissimo alla fine. Si è dimostrato una pippa, per non dire altre parole. Però era veramente scarso. Banco di cinghiale, vocazione. Come potrà mai funzionare? Oddio, non ne ho idea. Attacco runico leggero era. Incudine di vani, fiume di pugnali. Ma questa. Ah, ok. Aspettate, era. Sferzata. Scusate, che cos'era la cosa dei cinghiali? Cioè, era. No? E no? No, che cos'era la cosa che ho appena trovato di cinghiali? Vabbè, e dobbiamo spaccare altre cose per passare o basta andare lì? Nel dubbio, se si può fare, perché non farlo? Ovviamente i nemici escono. I nemici escono. Comunque mi sa che era proprio quello il posto da spaccare. Oh, ogni cosa che spacco esce un nemico minimo. Massimo. Tanti, molti. E allora. Vabbè, su, finiamolo. Non mi va di stare a perdere tempo. Che schifo. Oh, che cos'è? Oddio mio. Che paura. Dov'è? Ah, infatti ce n'erano altri, mi ricordavo. Infatti no, poi non li ho visti più. Ma perché non gli faccio danno? Tipo ora carico tutto. Ah, bello, veramente bello. Gli attacchi pesanti li devo rivalutare. Cioè di solito io faccio sempre attacco leggero. Però dov'è? No, 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 no. Era quasi pre. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Cosa vuoi fare? Dove? Dove vuoi andare? Dai, però avvicinati. Lancia di lascia. Strano che l'ho preso. Eccolo! Fortissimo. Caricato però. Se no non penso serve a qualcosa. Cioè nel senso è forte, sì, però gli attacchi veloci sono. Che in realtà non si chiamano veloci ma leggeri. Potrei spaccare anche qui, ma perché farlo? Posso avanzare lo stesso. Devo per forza spaccare il tutto. Se devo. Mi segui?
Perché io non vedo altre vie di fuga. Vabbè, qui è ovvio. Ma come si è spaccato? Scusate. Oh no no no. Aia. Ma scusate, ma io non ho... Cioè l'ho malapena lanciato. Si è spaccato da solo. E senti, brother. E poi questo qua è tipo il più forte. Il golem faceva un po' schifo, sinceramente. Cioè, è stata una delusione il golem. Però questo qui mi sembra... mi sembra di sì. Il golem mi ha fatto veramente schifo. Questo era alla fine molto più importante di loro. Dei lupi, di questi. Ok. Vabbè, lo stiamo trapanando. Vabbè. Oh. Però, cioè... Vai. Sì, devastalo. No, dovevo... Ecco così. Non so se si sentiranno molti clic di tasti. Vabbè, è andato. Credo sia andato, vai. Forse tipo ora che ha sconfitto tutti si... Ah, forse si apre quella porta. No, quella lì è la porta da dove sono entrato, suppongo. Suppongo molte cose io. Allora, prendiamoci tutto. E si può andare tipo per di qua? È ben chiuso. Tecnicamente devo andare per... Ah! E perché non ci sono andato prima? Vabbè, dai. A parte che quel blocco, ve lo giuro, non l'ho sconfitto mai io. Tu chi sei? Era meglio sparire quando sono apparsi i figli scemi di Thor. Ma? Cioè, ma questi qui sono dappertutto. Quanti runici dei... Equipaggiamoci i guanti runici dei nani. E il pomo dell'ascia forte prendiamo. Impugnatura, ok. C'era altro che dovevo dirvi. Impugnatura da guerra leggera. Vabbè, sto potenziando parecchie cose. Ma è Sindri. Cioè, sono tutti uguali i mercanti. Impugnatura da... Ah, eccoli. Erano queste le impugnature. Attacco runico per... No, niente, attacco runico. Ecco i polsini. I guanti, i polsini, penso sia la stessa cosa. Branco, ah, è un'abilità di Atreus, branco di cinghiali. Ecco perché non la trovavo. E l'unico danno. Vabbè, io prendo questo. Dai, sì. Prendiamo il branco di cinghiali. E come lo evoco però? Tieni premuto. Ah, e vabbè, dai. Non lo sapevo come evocarlo. Infatti non l'ho mai usato le abilità runiche di Atreus. Ma dove si vedono? Non so neanche dove si vedono. Ah, L. Ci ho provato, vabbè, sì. Cioè, dai, ci dovevo almeno provare. Cioè, che fai? Non ci provi, te ne privi di provare. Comunque ho perso tempo a fare tutti quei combattimenti, ma penso fossero... Penso fossero obbligatori. Cioè, se no non me lo spiego. Perché non mi posso buttare normalmente? Oh! Ragazzo. Che cosa? Arrenditi. Ma chi è? Tutti lo esige. No. Questa battaglia è mia, ragazzo. Vai! Cioè, grazie della miniatura, però... Oh no, fratello! Il mostro... Ah, sono i figli di Thor! E ditelo prima! Non me ne ero proprio accorto! Magni e modi! Oddio, perché mi sono familiari questi nomi? Cioè, oddio, tipo... sono nomi... come si dice? Nomi incatenati, boh, non so se mi avete capito. Magni e modi, magni e tudi. Forse era questo che mi confondeva l'affetto. E vai, Atreus, fai quello che devi fare. Ah, no, 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 no. Scappa, Kratos, vai a quella cura là in fondo. Oddio, meno male che c'è sta cosa qua. E anche una che ti fulla.
Oh no, bestione, parati. No, non ho fatto in tempo. Non ho fatto assolutamente in tempo. Non ho fatto per niente in tempo. E vabbè, dai, ma sono tutti qui, dai. Cioè, ma mi volete... Cioè, ho scritto pagliaccio in faccia, nel senso. Cioè, c'ho scritto in faccia pagliaccio proprio. Ora mi devo ricurare. Mi devo ricurare in che modo? Così. Ma mi stavano... Stavano prefirando. Ok, li ho presi entrambi. Ok, mamma mia, sto diventando veramente troppo skillato. Cioè, non è vero mai, però sto diventando veramente skillato. Facciamo finta di sì. Vabbè, ma alla fine sono... Cioè, il problema è che sono due, capito? Dietro di me. Perché ci cercate? Dove? Cosa vuole Odin? Non so, non mi importa. Vieni qua, pezzo sacro. Basta tenere la mano. Zitto, non chiamarmi così. Devo bloccare. Oh! Ci credo, ma che cosa? È meglio che ne so dove. Devo bloccare. Da dove arrivano? Che ne so. No. Eccolo, l'ho parato, bro. Forse me lo dice. Sì, in effetti me lo dice sulla mappa. Dov'è? Ma li sto distruggendo. Non mi hanno preso una. Ok, meno male che si rifullano. Ma sono fortissimi. Ma sono... No, sono io troppo forte. Cioè, è inspiegabile che sono così forte. No, però vabbè, li potevano fare un po' più. Cioè, non so se sto... Me la sto cavando bene io. Però, cioè, dai, a parte che non perdono vita e hanno 10 volte la mia vita. Ora dovrei fare questo attacco runico pesante, perché mi serve, insomma. Mi serve molto. Mi serve. Dai, ma perché? Vai, Atreus, rifai i cinghiali, poi. No, Atreus! Ecco, vai, manda i cinghiali. Bravo. No. Devo correre, la cura. Questa è piccola, però. Me ne devo fare i due piccoli. Ma lui? Atreus! Mamma mia! No, è troppo forte! L'ho distrutto! Mamma mia! Ma lui a terra che cosa fa di preciso? Si sta tipo caricando! No! Tua madre è brutta! Ti ha sfregiato per farsi casa. No, di nuovo! Non nominare mia madre! Tipo non mi sta registrando l'audio ora, cosa molto probabile. Mi devo subito curare. No, non faccio in tempo. Sì, ho fatto in tempo, non so neanche io come. Che i figli di Thor si accomodino. Testa! Scusa, ho esagerato. Ma? Ha fatto la vinta! Ha fatto la finta! Stanno facendo le finte! Un altro colpo e sono tipo finito. Ok, non era fake questo. Un'altra volta. Questa è sicuro finta. E infatti... A 100% lo era. Ma... Come mi ha preso? Ho perso, lo so. Dove? Sì. È finita. Mi devo curare. No. Le cure. Oddio. Devo scappare. Meno male che spawnano un po' ovunque. Vabbè, dai. Come mi sono difeso. Cioè, è veramente incredibile. Sono diventati forti. Cioè, lo sono sempre stati in un certo senso, però dai. Ora sono forti. Ah, ok. Ah, ecco, l'abilità di Atreus serve... Serve la salute.
scappa. Qualcosa per curarmi? No, vero? Troppo. Oh, Atreus. Vai, mi devo fare l'attacco unico. No. Scappa. Mi servirebbe, scusate, se probabilmente starete sentendo i miei tasti. Oh! Addio. È persa. Probabilmente non so come starete sentendo i miei tasti, ma è veramente complicata. Cioè, è complicata in una maniera è sconcertante. Ecco, ho trovato le parole. Questo sgorbio vuole la mappina. Ok, non devo ricominciare dall'inizio, è una cosa buona. Vabbè, in realtà sono anche a full vita. Vabbè, mi hanno levato la paratura, però posso fargli così e ho ancora le cure a terra. Attenzione, vabbè dai, abbiamo vinto per forza. Prima non avevo vita, però ora. Vabbè dai, ora ultimamente se perdo mi arrabbio molto. Vai Atreus, sei fortissimo Atreus. Bravo, fai arrivare. Mamma mia, mi sarebbe servito prima capire come evocare quella roba e ricordarmi che l'avevo, soprattutto perché io mica mi ricordavo che avevo queste cose. Come l'ho schivato? Come sto schivando? Cioè non sto schivando, parando. È il termine. No. Schiaccia. Schiaccia. Ok. Aia. Aia. Vai. Allora. Aia, vabbè, ho l'ultima possibilità. Devo fare così, assolutamente. Modi è andato più o meno. Modi. Ok. Così. Modi. Ah, perfetto. Me l'ero dimenticata. Magnitudo. No, perché non pre. Infatti. Magnitudo. Sì, si chiama così. No, non si chiama così, però. Cosa? No, l'ultima. Vabbè, tecnicamente ho finito. Ah no, è il finale. Filmato. Ma come? Uno andato. Di quello che meglio di puttana. Gatte, torna qui, brutto vigliacco, che ti stacco la testa. No, non può scappare. Aspettare, voglio fare un test. Si sente? La febbre è tornata. Forse un po', giusto un po'. Ragazzo, è finita, cioè nel senso Magni è morto e Tudo, no vabbè, lo continuerò a chiamare Tudo e Modi no, però ce la faccio. Cioè io volevo che ci lasciasse le penne anche Modi. Sto bene, vedi? Comunque è stata impossibile veramente. Cioè, è stata di una difficoltà incredibile. Dovremmo tenerlo d'occhio. Comunque, ciao, bro. Sì, tuo fratello è un codardo. Però, vabbè, dai. Lo sconfiggeremo in passato. In passato, vabbè. Fiamma ghiacciata, oggetto leggendario. Ma, ci faccio ben poco, credo. Qui il bro, sì, ci ha lasciato le penne. Qui dovevamo recuperare una cosa. Che cosa però di preciso? Basta. Oddio, non ti bruci Kratos? Potremmo incidere la runa del viaggio per Jotunheim. Non si brucia la tua tuo, come si chiama? Che abbiamo visto ora, si possono aprire la tua borsa, ecco. Ritorna alla barca. Di qua? No. Vabbè, di qua si è scappato Modi.
Casomai era tipo un inseguimento, sì, era per di là. Ora, da dove siamo arrivati? È un problema. Cioè, tecnicamente da questa porta. Ah, ora possiamo, ok. È strano. Così funziona? Trova il punto giusto. Che vuol dire il punto giusto? Trova il punto giusto con L e premi R2 per colpire. Ok, l'ho trovato. Perché però tutti questi punti giusti? È questo il punto giusto? Così si colpisce alla fine. Oddio, lo sapete che... Non so qual è il punto giusto. Cioè, prima dovevamo... Ok, eccolo il punto giusto. È sempre lo stesso. Allora, aspettate. Che difficile. Ora, così faccio. No. Faccio lì. Però quello lì era potente. Forse se li faccio qua, ve lo dico io. Ah, è impossibile. Ah. Che vuol dire il punto giusto ogni volta? Boh, non saprei. Tipo, devo trovare per lo schermo. Ho capito, forse. Eccolo. No, è passato il tempo. Vedete? Piano piano, piano piano. Ora che ho capito. Oh, finalmente. Le ore. Hai ucciso Man. Proprio così. Era un dio. Le ore. Ah. Maesir minore, forse. È durato. Era figlio di Thor. E oddio, qui voglio entrare. Ci sono oggetti. Ad Asgard non gradirà. Era il figlio di Thor. Non minore, per niente minore. Non temo giudizi. Io temo più la vendetta. Comunque sono contento che se ne sono andati quegli sbruffoni dei figli di Thor che avevamo già visto, mi sembra, quando abbiamo recuperato Mimir. Ah, sta parlando ora Mimir, non me ne ero accorto. Ehi, Sindri. Siamo già stati qui. Da dove si torna indietro? Sono tornata alla sala da pranzo. Sto bene. Non preoccupatevi. Allora, no, di nuovo. Vabbè, ora che ho capito. Cioè, prima non avevo capito, ci ho messo tantissimo. Vedete, ora subito. No, vabbè, subito. Magni non è tornato in vita. Neanche un secondo. Interessante. So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla. Niente Valchirie, niente processo alle porte di Helheim. Forse è per questo. Ditemi se volete Assassin's Creed Valhalla. Ora che si parla di Valhalla. I pescatori portavano qui il pesce e usavano questo congegno per mandarne una parte. Ok, devo tornare alla barca io. No, come li faccio i metri? Allora, tecnicamente serve questa. A quanto siamo di video, per curiosità? 24 minuti. Vediamo un po' cosa fare, perfetto. Questo che cosa fa? Ah, sì, certo. Si muove. Forse possiamo arrivarci. Ora, richiamando l'ascia, riesco a colpire lì, credo. Aspetta, vediamo un attimo, forse non serve. Tipo, se vado qui posso salire?
No. C'è una strano. Ci arrivo. Non posso salire in nessun modo. Ah no, sì, ecco. C'è una via verso l'uscita, dall'altra parte. Ora, tecnicamente lui va sul carretto. E io lo spingo. È salito? Sì. Lo spingo lì. C'è una corda qui. Ok, e congelo. E lui mi lancia la corda, quanto sono intelligente. Non è vero, però vabbè. Lancia la corda. Atreus, e infatti. Cioè, la mina è stato solo un episodio di combattimento. Perché penso che quando torniamo alla barca finiamo. Però, cioè, se vi lamentate. Oddio, è epico. Ora, tecnicamente, devo andare non qui. Perché sì, non devo andare qui. Sul carretto, forse. Richiamo l'ascia. Ok. E posso andare lì. Da lì vado qui. Apro la porta. Uno. No, come no? Uno. Uno. Dov'è l'altro? Cioè, oddio, qui sembra vicino. Ok, uno. Vabbè, buono. Di nuovo qui. Ci siamo quasi. Ciò che abbiamo fatto. Cosa sono questi passi? Ho sentito tipo dei passi. E ci siamo quasi, lo so, ci leggo. Cosa pensi avrebbe detto? Che hai fatto molto strano. 45, 40. Serve che cosa? Ah, sì, siamo usciti. Dobbiamo entrare di qua? Oddio, sapete che non so. Cioè, se possiamo aprire l'altra entrata. Ah, vabbè, c'è solo un forziere che prenderemo. Cioè, è sempre meglio prenderlo che non prenderlo. Non so neanche adesso, cosa mi abbia. Forse Freya dovrebbe acciaio. Dare al ragazzo. No. E si ritorna alla nostra carissima barchetta. Torna al lago del 9. Ah vabbè, torniamoci. Dobbiamo scoprire la runa del viaggio per Jotunheim da incidere sul sommo portale e sbloccare il viaggio tra i regni fino alla terra dei giganti. La conosci? Ahimè, no. Ma secondo il serpente, i giganti affidarono quel segreto a Tyr. Ma Freya è la strega? Sì, ma la sua cioè, camera oddio. Segreta è ragazzi, Freya non riesco a capire se è la strega o alla madre di Atreus, cioè moglie di Kratos. Cioè non riesco a capire. Perché sento sempre Freya, Freya, Freya. Anche in Ragnarok quando vedo dei video, sì perché li sto vedendo. Freya, Freya, Freya. Ma non riesco a capire se è la strega o la moglie di Kratos. Cioè so che sono due persone diversissime, però... Boh, non so. Ditemelo nei commenti. Che dicevi della lunga guerra? Era ora di finirla. E infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Volle negoziare la pace tra gli dei. Ci volle del tempo, ma alla fine Odino fu convinto a sposare cioè, la sua alla fine non si sta parlando una certa quasi, Dea Vanir, cioè, non più almeno della moglie di Kratos, sta un po'. Però Freya la strega, mi devo cercare. Cioè, veramente. Freya sposò Odino. E perché lo fece? Recati alla camera Tyr. Lei si sacrificò per proteggere il suo un atto d'amore. La camera Tyr. Lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia si conclude. Vabbè, dobbiamo tornare al ponte. L'episodio tecnicamente per me può finire qui, anzi è finito. Se è veramente che mi devo recare al ponte. Oddio, non so se mi devo recare al ponte. Sì, è il ponte questo. Hai notato qualcosa laggiù?